È una proposta che abbiamo avanzato alle agenzie, ai centri di sicurezza informatica degli altri paesi del G7, perché vogliamo non costruire soltanto in occasione di questo esercizio italiano, ma farlo anche per il futuro, un gruppo permanente, appunto, un gruppo strutturato che lavori alle policy di sicurezza informatica. Lavori alle policy di sicurezza informatica in maniera che queste policy possono essere frutto di una condivisione, frutto di un lavoro condiviso, di un lavoro comune. Questo lo abbiamo lanciato perché ci sembrava opportuno farlo in occasione della nostra presidenza del G7. Abbiamo già ricevuto dei riscontri positivi da parte degli altri responsabili delle agenzie e dei centri di sicurezza cyber degli altri paesi, non sono tutte delle agenzie come è noto. E stiamo costruendo l'agenda dei lavori che a maggio si svolgeranno qui in Italia insieme agli altri colleghi che presiderò io, ma avrò l'onore di ricevere gli altri colleghi delle agenzie e dei centri degli altri 6 paesi e porteremo poi i frutti di questo nostro lavoro all'attenzione dei vertici delle varie nazioni e spero che ci ascolteranno. Far conoscere alla politica quali sono tutte le questioni che si dispiegano sul campo della sicurezza informatica, dare loro tutti gli strumenti per governare il rischio digitale. Grazie a tutti.